Teke Teke, o Kashima Reiko, è una delle leggende più famose e spaventose di tutto il Giappone. La storia parla di una giovane donna giapponese, talvolta una studentessa, che cade in mezzo alle rotaie e fu tranciata a metà, all'altezza del busto, Dalle ruote del treno. in corsa, che non riuscì a fermarsi in tempo. Le varianti e le diverse versioni dei fatti sono molte, ma quella più famosa è questa. La ragazza stava aspettando il treno alla stazione assieme ai suoi compagni di scuola in un caldo giorno d'estate. I ragazzi decisero di farle uno scherzo e le misero una cicala sulla spalla. Alla vista dell'insetto, la giovane si spaventò a tal punto che perse l'equilibrio e finì tra le ruote dello Shinkansen, il più famoso treno ad alta velocità del Giappone, impiegandoci molto prima di morire e soffrendo pene atroci nel passaggio da vita a morte. La ragazza è diventata uno spirito negativo in cerca di vendetta, secondo il folklore nipponico. La caratteristica di questa entità è che si trascina sulle mani e sui gomiti. È lo strisciare che fa il suo torso sul terreno provoca il suono che le dà il nome di Teke Teke. Non è raro trovarla anche sotto il nome della ragazza che corre sui gomiti. Si dice che Teke Teke incontri le sue vittime di notte. La maggior parte delle volte sono giovani maschi ancora frequentanti le scuole o bambini che hanno l'abitudine di giocare all'esterno fino all'ora del crepuscolo. E se non siete abbastanza rapidi da sfuggirle, vi taglierà in due, destinandovi alla sua stessa crudele sorte. C'è chi dice anche che per tagliarvi in due è munita di una falce o di una sega. Altri invece sostengono che è perfettamente in grado di farlo a mani nude. Una delle leggende più famose che la riguardano narra di un ragazzo che stava procedendo verso la via di casa da solo, dopo che la notte era già calata sulla città. Il giovane vide una figura femminile appoggiata con i gomiti sul ripiano della finestra di una scuola, a cui passò davanti. Il ragazzo si chiese cosa potesse farci lì una ragazza, dato che quello era un istituto di soli studenti maschi. Gli sguardi dei due si incrociarono. Lui le sorrise comunque e provò a salutarla. Si dice che non ebbe nemmeno il tempo di sollevare la mano che la ragazza saltò giù dalla finestra, rivelando la sua mostruosa figura. Il povero ragazzo, spaventato a morte, provò a fuggire invano, ma Teke Teke lo raggiunse e lo tagliò in due, lasciando il suo busto sanguinante in mezzo alla strada. Un'alternativa della storia, anche molto famosa, è quello che ha come protagonista Kashima Reiko, nome che ha il significato di la ragazza con la maschera del demone della morte. Kashima Reiko condivide la stessa sorte fisica di Teke Teke, Tuttavia, non la troviamo nelle strade. e non rincorre nemmeno le sue vittime, ma si nasconde nei bagni pubblici o di quelle delle scuole. Una delle caratteristiche che la accomuna a molte delle creature descritte dai giapponesi. La creatura sbucherà fuori all'improvviso, chiedendovi indicazioni sul luogo in cui si trovano le sue gambe. E per salvarvi la pelle dovete dirle che la sua parte mancante si trova alla ferrovia di Meishin. Se lei insistesse, continuando a chiedervi Chi ti ha detto questo? voi dovrete risponderle Kashima Reiko. Se la risposta sarà diversa, la donna vi trancerà le gambe dal busto. A volte potrà chiedervi anche qual è il suo nome. Voi non dovrete risponderle Kashima Reiko, ma la maschera del demone della morte, che è l'espressione dalla quale deriva il suo nome. Se vuoi vedere la scorsa leggenda metropolitana giapponese che ho trattato, clicca questa playlist, metti mi piace a questo video, iscriviti al canale e attiva la campanella per le prossime spaventose uscite nel mio canale. Noi ci vediamo alla prossima.